Gli Stati Generali della Lingua Italiana sono tornati a Firenze, nella città dove la lingua del nostro paese è nata. Un'occasione per approfondire le strategie di diffusione dell'italiano all'estero e per fare il punto in modo costruttivo sulle nuove sfide da affrontare. L'iniziativa, voluta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è stata realizzata in collaborazione con MIUR e MIBACT. Tutto il Ministero gestisce le scuole italiane all'estero, che sono molte e fanno un buon lavoro, sia quelle pubbliche, statali, sia quelle parificate, che sono anche di più. Questo è già un primo passo, poi attraverso gli istituti di cultura, gli enti gestori facciamo molto insegnamento di italiano all'estero, ma ci vuole di più, ci sono aree dove non ci stiamo, come in Asia, aree dove perdiamo terreno, aree invece dove stiamo aumentando, come in Australia, in Germania, il primo paese. C'è molta richiesta di italiano, non sempre la domanda che c'è incontra la nostra offerta. Io credo che fare lingua italiana, insegnare lingua italiana all'estero, fare scuole, costruire scuole italiane o bilingui è un affare. L'incontro Riparliamone, la lingua a valore a Palazzo Medici Riccardi ha fatto incontrare per riflettere sul futuro della nostra lingua all'estero docenti, allievi, ricercatori e eccezionalmente per questa edizione rappresentanti di grandi aziende baluardo del Made in Italy nel mondo come Fiat e Illy Caffè. L'italiano, l'Italia sono portatori di una tradizione culturale enorme, fortissima, che dovrebbe essere sempre di più curata, che dovrebbe essere sempre di più reinterpretata in chiave moderna e in chiave di innovazione. Poi l'italiano è, diciamo, una lingua che, come diceva Ungaretti, apre alla nostra economia, è una lingua che permette di lavorare con le imprese italiane, permette agli stranieri di venire a lavorare in Italia, e anche per questo dobbiamo fare in modo che l'italiano diventi una lingua sempre più spendibile nel mercato. Quante volte si sceglie una parola italiana per dare valore a un prodotto? Anche per questo l'italiano può aiutare come passepartout in tanti settori dell'economia, dalla moda all'enogastronomia. La dolce lingua è la quarta più studiata al mondo e trova ovunque tantissimi innamorati dell'Italia, al punto che la Fiat ha scelto non a caso l'italiano per presentare le sue auto anche sul mercato americano. Di andare al matrimonio, ho il vestito tutto bello, le scarpe brutte. E allora comprati le scarpe, no? Compramele tu. What do I like again? The tagliatelle or the pappardelle? Le pappardelle! Voi avete utilizzato lo stile di vita italiano, ma anche la lingua italiana nell'advertising per promuovere le vostre auto in America. Come mai questa scelta? Ma perché, prima di tutto, perché l'Italia è un valore. È un valore riconosciuto negli Stati Uniti ma anche in altri paesi. Tante di quelle campagne che vi ho fatto vedere oggi le utilizziamo anche nel resto d'Europa e nel mondo in generale. L'Italia è un valore che ci appartiene, è un valore che ci sentiamo, come dire, di voler anche utilizzare per promuovere e alimentare continuamente questa idea dell'italianità, appunto come asset fondamentale. Per garantirci un messaggio efficace, come dicevo prima, il messaggio deve essere rilevante e riconosciuto, e c'è tanto desiderio e tanto amore per l'Italia nel mondo, quindi ogni volta che lanciamo un messaggio in italiano, quindi con un personaggio stereotipato italiano piuttosto che con qualche parola ad hoc di italiano messa qua e là, il riscontro è immediato. Parafrasando una celebre frase di Andy Warhol, potremmo dire che tutti vorrebbero avere 15 minuti di italianità nella vita.